Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e ti voglio raccontare come si sono svolti i lavori di ristrutturazione in questo antico e bellissimo casolare che oggi si chiama Casa Fontegenga. Questo casolare è di due miei cari clienti che vivono a Francoforte e vengono ogni tanto in Italia per piacere e per vacanza, che si chiamano Giancarlo e Lidien. Sono i loro veri nomi, loro ci seguiamo anche su Instagram e mi hanno rilasciato una recensione che puoi trovare qui di fianco o in fondo all'articolo. È scritta in inglese, ma si capisce molto bene se sono rimasti soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare per loro. Diciamo che mi hanno chiamato, mi ricordo, un sabato mattina, erano a Pesaro e avevo bisogno di disegnare gli infissi perché lunedì poi dovevano partire. Quindi volevano un preventivo e gli ho detto no, non si può fare un preventivo così, bisogna che venite qua perché dobbiamo capire realmente quello che serve. Insomma, farla poco breve, fortunatamente avevo un buco libero quella mattina sulle 11, le ho fatte venire, mi raccontano quello che era la loro idea e me lo raccontano attraverso le domande che io faccio sempre con il sistema Bisacchi, che è un'intervista di consulenza approfondita, che viene fatta sempre inizialmente. Mi raccontano che volevano profili slim, super sottili, che le finestre dovevano essere come dei quadri, perché all'esterno di questo casolare c'è un bosco veramente bello che è da incorniciare dalle finestre. Poi gli serviva qualcosa che fosse pratico a livello di manutenzione, perché loro vivendo a Francoforte non potevano essere tutti i giorni. Gli serviva anche una possibilità di schermarsi dalle zanzare e dalle mosche in un bosco molto presente, ma con dei pannelli rimovibili, come erano abituati loro nei loro paesi, cose qui in Italia magari sfruttiamo poco, pochissimo. E poi volevano un colore un po' particolare, mi diceva Lidien, un color terra, un color fango. Insomma, finita la consulenza, abbiamo un quadro della situazione e poi nelle 2 settimane successive gli sviluppiamo una proposta. Siamo riusciti a trovare degli infissi in alluminio costruiti da noi e tutto vetro, quindi io sull'esterno vedo completamente vetro e poi lo puoi vedere qui nelle immagini, ad esempio una finestra da 1 metro a 1 metro di luce, e dall'IDL Giancarlo abbiamo tutte finestre ad alta intera, quindi senza nessun montante centrale per privilegiare l'ombrosità e per creare questo effetto quadro. E questo effetto quadro è anche, diciamo così, incentivato o amplificato da dei profili sottilissimi e l'assenza delle cerniere. Le cerniere sono quelle cose bruttissime, spesso rivestite in plastica, che servono per aprire il serramento. In questo tipo di serramento abbiamo utilizzato le cerniere a scomparsa in acciaio inox. Sono in acciaio inox, che è un materiale indistruttibile, più resistente, con più portata, più bello, più tutto. C'è praticamente le migliori cerniere di sempre. Giancarlo e Lidia mi hanno anche confessato che sono venuti da noi, non da Francoforte, ma da Pesaro, perché erano a Pesaro in quel momento lì. Perché chi li aveva seguiti fino a quel momento, le persone alle quali si erano affidate per farsi fare il prelito delle finestre, non li avevano ascoltati, cioè si sono sentiti poco seguiti dal punto di vista della consulenza che non è stata fatta. Per me questo è invece una cosa molto molto importante, anche perché poi si parte dalla consulenza, ma spesso in questi lavori è un po' importante, non un po', un bel po' importante, si diventa anche amici con i clienti. Quindi essere seguiti secondo me è fondamentale. Un'altra cosa che non ti ho ancora detto è che abbiamo trovato questo colore famigerato terra barra fango, che quando gliel'ho fatto vedere proprio su un pezzo di profilo reale all'IDN se l'è innamorata e ha detto voglio questo. E in quel momento Giancarlo ha capito che le finestre doveva venire a fare da noi. Scherzi a parte, ci danno il lavoro. Prima cosa che faccio è il sopralluogo insieme all'architetto Alessandra Gio Gardini. Con lei, per fortuna, perché arrivare in quel posto immerso nella natura, dove neanche Google, neanche i navigatori riescono a portarti, sarebbe stato impossibile. Sarei ancora là che giro con la macchina e non l'avrei trovato. Però il posto è veramente incantevole, ma quando sono andato via da quel cantiere ero molto preoccupato, perché quello che avevo visto non era proprio lo stato di fatto migliore che ci si potrebbe aspettare uno che costruisce finestre, perché c'erano dei ponti termici ovunque, quindi travi e pilastri in cemento armato, le puoi vedere qui nelle foto. C'erano anche delle tavelle sotto, come si usa molto nei casolari, che non permettevano una perfetta sigillatura del quarto lato inferiore,
Insomma, una serie di cose e anche le misure, una diversa dall'altra, che vabbè, le facciamo su misura, però su 30 finestre, 30 misure diverse, era proprio quasi, forse un record. Fatto sta che vengo a casa, penso, ripenso, intanto che faccio il viaggio per tornare, come risolvo il problema, l'unica soluzione era costruire dei controtelai termici ad hoc per quel tipo di muro e con il quarto lato inferiore, quindi andare a spaccare una parte di tabelle per poter mettere il quarto lato, e quella era la soluzione che mi garantiva la sicurezza di poter dare le garanzie che noi diamo col sistema Bisacchi, perché col sistema Bisacchi una delle tre garanzie è 10 anni contro spifferi e infiltrazioni, ma io le do perché sono sicuro che non entra nulla. Ma in quel cantiere lì, se non avessi fatto quello che poi ho fatto, non sarebbe andata così. Un altro problema qual era? Raccontare, spiegare a dei clienti stranieri, in questo caso dei clienti tedeschi, che andava installato un controtelaio. Il controtelaio è già difficile per un italiano, ma in Italia il controtelaio si usa. Figuriamoci per un tedesco che là in Germania i controtelai non sanno nemmeno che cosa sono, perché là non vengono proprio utilizzati. Loro montano l'infisso a secco nel muro grezzo e poi ci costruiscono la casa, diciamo così, per spiegarlo in parole semplici, se dovessi spiegarlo a un bambino. Con un po' di foto, con un po' di video, con un po' di disegni siamo riusciti a fargli capire che cos'era il controtelaio e perché era così importante. E a quel punto siamo partiti veramente con la produzione dei serramenti, che puoi vedere qui nelle foto, in officina. Soprattutto ho fatto delle foto di quello ad arco per l'ingresso, così puoi vedere come vengono costruiti i serramenti e puoi vedere anche il colore che siamo riusciti a realizzare. Finita la produzione, gli stessi tecnici che hanno costruito i quadri, mi piace dire scherzando con mia moglie, ormai non facciamo più finestre ma facciamo quadri, e sono gli stessi tecnici che sono andati in cantiere poi a posarlo. Nella posa in opera abbiamo usato dei nastri trivalenti termoespandenti che ci garantivano la massima tenuta con quel tipo di muro, e soprattutto nella parte inferiore, sopra il quarto lato, abbiamo usato un nastro con una spuma di PVC che ci garantiva 3-4 mm di compensazione delle tabelle. In quel modo non ci hanno mai chiamato, quindi non c'è stata mai nessuna infiltrazione. Scherzi a parte, ogni tanto continuiamo a sentirci e a seguirci tramite il canale Instagram, perché sono veramente dei cari ragazzi, e quindi la casa funziona molto bene. La cosa bella, bellissima di questa casa è che tu, se vuoi, puoi affittare questa casa e provare il sistema Bisacchi prima di acquistarlo. Ora, la villa è bellissima e ha una piscina esterna altrettanto meravigliosa, e il contesto dov'è ti fa dimenticare qualsiasi problema. Quindi, cioè, se puoi farlo, prendi 2 o 3 giorni, prendi una settimana, non per provare a stare a Bisacchi, ma proprio per andare a stare bene, ma in più proverai anche come lavorano i nostri edifici, come sono stati posati e come sono funzionali anche a distanza di anni da quando sono stati costruiti. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e segui il canale, così non ti perderai i prossimi. Se vuoi aderire al sistema Bisacchi, o vai a Casa Fontegenga, trovi l'indirizzo dell'articolo e l'affitti, oppure vai su www.bisacchi.it e richiedi una consulenza. Ciao e al prossimo video!